Ciao a tutti! Allora, era da un po' che non facevo questa cosa, quindi oggi ho deciso di farla insieme a voi. Che cosa? Fare una creazione in un tappo di plastica. A posto di utilizzare uno stampo, andrò ad utilizzare uno di questi tappi. Qua abbiamo questo tappo fatto così, non so di che cosa, sinceramente già da tanto tempo. E poi invece un tappo anche così, questi si trovano, sono più comuni anche nei tappi delle cose da mangiare. Adesso sinceramente non mi ricordo. Allora, e dato che ho questo sticker gigante che non ho uno stampo adatto, ho pensato di, appunto, di prendere uno di questi tappi. E stavo guardando, però mi piace di più questo qua fucsia. E quindi questo lo mettiamo via. E adesso facciamo la creazione qui dentro. Ovviamente faremo la creazione al contrario, nel senso, prima mettiamo la base, cioè il glitter, poi quando la resina sarà appiccicosa e non liquida, andrò a metterci semplicemente sopra lo stickers e poi quando sarà tutto asciutto andremo a farci la base trasparente, sempre con la resina. E quindi adesso cominciamo a fare la nostra base, ovvero ho pensato, dato che c'è un po' di rosso, un po' di blu, un po' di bianco, di mischiare un po' questi colori con i glitter e fare la base. Adesso vediamo un po'. Aiuto, mi sto mettendo comoda. Allora, ho preparato un po' di resina e adesso vado a metterci dentro un po' di glitter, poi magari ci metto dentro anche un po' di colore per renderlo meno trasparente. Mettiamo un po' di azzurro. Ok, poi mettiamo un po' di questi qua. Questi sono un po' più scuri. Poi ci mettiamo questi qua però sul rosso, prima li ho messi sul blu, se li mettiamo sul rosso, poi delle stelline rosse, che poi questi cambiano un sacco di colori, e poi, vedete per il momento è così, questi qua bianchi, anzi, devo un attimo perché li ho finiti, devo rimetterli, e adesso mescoliamo un po'. Allora, è molto carino. Io direi di metterci un po' di polverina, questa qua leggermente però, se magari riesco ad aprirla, per dare un po' più di consistenza al colore. Poca poca. Perfetto. E questo dovrebbe comunque dare un po' più di luccichio perché è bellissimo. Pigmento bellissimo ormai, azzurro, che rosso non ce l'ho, e vado a mescolare. Ok, sì, rimarrà abbastanza trasparente, però magari poi ne mettiamo ancora un po' di più, magari sì, dai. Ok, sto ribaltando tutto, intanto ne metto un po' di più perché è abbastanza trasparente. Perché ovviamente io il mio cucchiaino lo perdo sempre. Quindi mi tocca usare i bastoncini. Ok. Mettiamo via prima di far danno. Diamo una bella mescolatina. Ok. Adesso prendiamo il tappo. Questo è abbastanza comodo perché è abbastanza alto, quanto abbastanza. E vado a metterci la resina. Non troppo alto perché sennò poi, come si dice, esce una creazione di 800 kg e no. Adesso facciamo così. La facciamo andare in bene tutti i lati. Ovviamente va bene qualsiasi tappo di plastica che abbia un po' di spessore dove mettere tutto. Allora, così va bene. Oddio, mi sono diventata troppo alto e ho paura di non riuscire più a fare lo strato sopra. Bene. Ok. Adesso, come dicevo prima, aspetta un attimo che la resina si appiccichi. Poi metto sopra lo sticker e quando è tutto asciutto andiamo a farci l'ultimo strato. Quelli giganti. Ok, adesso mi tocca aspettare.
Ok, eccoci qua. Questa si è asciugata e quando era abbastanza molliccia ci ho messo sopra lo sticker, così è bello attaccato. E adesso non ci resta che mettere lo strato trasparente sopra e poi ovviamente la lasciamo asciugare e poi quando sarà il momento la scopriremo. E quindi adesso ho già preparato la retina e vado a versarla. L'ho lasciata riposare un po' così per togliere abbastanza le bolle. Adesso muoviamo un po'. Ok, vediamo. Perfetto. Avendola lasciata riposare, mi ha fatto molto meno bolle, quindi adesso sarà molto più semplice togliere proprio quelle che sono rimaste. Che si asciughi e poi la togliamo dal tappo. Sì, anche se qua ci sarà bene qualcosina, ma non saprei che cosa metterci. Così carina con le stelline, dai. Ok, si è asciugato. Guardate qui, e ora è semplicemente giunto il momento di staccare il tappo e vedere la nostra creazione in tutta la sua bellezza. Calma. Quando fa tac, mi sa che è già uscito tutto. Ok, vediamo un po'. Perfetto. Allora, dietro è uscita lucida perché comunque si ha il cosino del tappo, ovviamente, perché c'è al massimo se qualcuno dà fastidio, basta lucidare un attimo, ma tanto la creazione davanti è bella. Ah, poi alla fine ho deciso di mettere qua qualche cuoricino così fare tra chi è più innamorato ed è bellissima. Poi qua, dato che l'abbiamo fatta al contrario, con la lima basta proprio fare così, proprio poco 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 per togliere il fatto che gratta e già è a posto. Vedete, facciamolo insieme. Tac, tac, tac. Molto delicatamente. Questo l'ho fatto dappertutto. Forse manca qui. Ecco fatto. Vedete, quei tappi di plastica, basta che comunque abbiano un po' di strato perché sennò sarebbero super sottili, tipo anche questo qua era molto alto, però questo aveva le righine in mezzo, però cioè alla fine poi vengono tutti particolari come ci piace a noi. Allora, guardate quanto è bello, poi ovviamente è uscito molto molto carino, si vedono tutte le stelline, poi penso che al sole luccichi un sacco anche perché ho messo il colore quello perlatoso, quello bellissimo. E niente, devo dire che mi piace tantissimo. È uscita abbastanza altina, però meglio che farla troppo sottile. Guardate. Ok, e niente, allora io sono super soddisfatta di questa creazione. Spero che anche questo video vi sia stato utile. E niente, fatemi sapere un po' che cosa ne pensate. Io vi ringrazio di aver guardato il mio video, vi mando un sacco di bacini. Ciao ciao ciao! Thank you.